Buongiorno, ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Dunque, sono appena rientrata da fare la spesa al Conad e prima di mettere via le cose volevo farvele vedere. Parto subito con le cose surgelate, così le metto via. Abbiamo preso due confezioni di hamburger di pollo, la linea bio. Queste venivano sui 2,49 euro. Le voglio provare, questa è la prima volta, voglio farmele provare, visto che è la prima volta che le prendiamo. Una confezione di polpettine con tacchino, perché stasera noi, io e mio marito, prenderemo la pizza, mia figlia non la vuole, allora li faccio le polpettine. Le mie solite due confezioni di insalata, il cuore di iceberg, al prezzo di 1,29 euro. Ne ho prese due perché me ne va via una al giorno. Una confezione di pomodorini, questi qui sempre del Conad, io li metto all'interno dell'insalata o molte volte ci faccio la pasta, tagliate così a spicchi o cotti o a volte anche crudi, li metto all'interno della pasta. Una confezione di valsoia, le cotolette, queste andiamo pazzi, ci piacciono veramente tanto. Ho ripreso una confezione di valsoia, le fettine, anche queste qui ci piacciono tantissimo. Le alterno una volta le fettine, una volta gli hamburger. Allora, una confezione di broccoli, sempre della linea Conad, a 1,99 euro. Ho lo scontrino, ce l'ho da qualche parte, non l'ho trovato. Quindi appena lo trovo, magari qualche cosa, se mi sbaglio, vi dico il prezzo esatto. La confezione diventata famosa di cavolfiori Orogel. Una signora, una ragazza mi ha commentato pochi giorni fa, anzi la saluto, mi dispiace non mi ricordo il tuo nome, e hai commentato che hai acquistato una confezione di cavolfiore ma non sai quando la mangerai perché non ne vai pazza. Nel senso che ti ho talmente invogliato ad acquistarla che mangiali perché fanno benissimo. Condiscili con le cose che ami di più, oppure li passi, li metti nella pasta, ma mangiali, grazie. Comunque ti mando un bacio grande perché mi hai fatto morire dal ridere, ti giuro. Quando ho letto quel messaggio mi ero scompisciata dalle risate, grazie, sei stata carinissima. Andando avanti ho preso un'altra cosa che amo tantissimo, che sono queste della Bonduelle, le coccole. Le ho prese l'ultima volta, ma non so se vi ho fatto il video, con la zucca, dovrei averle, ne ho rimaste 2 o 3, le faccio vedere perché sono buonissime. Sono queste, le coccole sempre della Bonduelle, però questa con broccoli e carote, e quelle che ho preso oggi sono con gli spinaci, fagiolini e broccoli. Per me è un salvacena, le faccio nella padella, metto nella padella con un po' di olio, un po' di insalata vicino e mi sono salvata la cena. Agli altri miei due abitanti della casa non piacciono, quindi me li mangio io. Due confezioni di affettati, perché mia figlia ne mangia in una quantità industriale, le ho detto che non va benissimo ma lei continua a mangiarli. Allora, una confezione di petto di pollo al forno, sempre con l'1% di grassi, e il prosciutto cotto di alta qualità con il 3% di grassi. Allora, le cose penso surgelate, se non sono in altre buste, sono terminate, le metto via e torno subito da voi. Eccomi qua. Allora, non vi ho fatto vedere una delle cose più importanti della spesa, che non vedo l'ora che arrivi domani mattina per mangiarmele, che sono i donuts. Dunis, come cavolo si chiamano? I donuts, sì, donuts. Le ho presi con la fragola e i marshmallow, ne ricordo dell'America, però vi dirò una cosa, lì li abbiamo mangiati, ma secondo noi sono più buoni quelli che mangiamo da noi, come si chiama, in uno di quei posti dove fanno tutte le cose americane, all'American Graffiti, noi abbiamo anche l'American Graffiti, li prendiamo ogni tanto lì e secondo noi erano più buoni quelli dall'American Graffiti da noi che quelli in America, quindi abbiamo voluto prendere questi per poterli provare. Li metto via, arrivo subito da voi. E vanno lì dentro. Altra busta, altro regalo. Proseguendo, pacco di panini. Questi qui sono i filoncini comuni, 1,30 euro, sono mezzo chilo. Anche questo andava nel frigorifero.
un pezzo di grana padano, questo viene 3 euro per qualcosa, mi dispiace non riesco a dirvi bene i prezzi. Questo 1,99 euro, le barrette ai frutti di bosco, mi piacciono tanto. Un pacchettino a 2,19 euro di cicche della Vegan Protex, vi ho detto che queste sono quelle che mi piacciono di più perché rimangono sempre tenere. Metto via la forma, noi la chiamiamo la forma. Allora, 2 confezioni di banane, perché noi siamo delle scimmie, ne mangiamo tantissime, 2 confezioni. Queste vanno a peso, vengono attorno a 1,10 euro, 1,20 euro. A 99 centesimi una confezione di carote, a noi piace mangiarle sia così ma anche all'interno dell'insalata. Per me 1 litro di latte, ho voluto cambiare, ho preso questo della Conad, scremato, 0,1% di grassi, perché quello anche solo parzialmente scremato ho notato che inizia a darmi fastidio. Ho preso un'altra confezione di pane di segale integrale, questo viene sui 2,20 euro, a me piace tantissimo anche la mattina con un po' di marmellata. Poi, proseguendo, ho preso una confezione di sale per lavastoviglie, questo a 99 centesimi perché ho bisogno di inserirla perché è quasi finita. Un cura lavastoviglie del Conad da 1,99 euro. Oggi, dopo che ho terminato la lavastoviglie, voglio fargli fare un giro a vuoto, anche perché è domenica, quindi la luce costa un po' di meno. Ho trovato in offerta questi pannetti, non mi piacciono tantissimo, per la lavatrice, il cattura colore della Braun a 1,99 euro, ce ne sono dentro 10. Non sono quelli che preferisco io, ma gli altri venivano attorno ai 3-4 euro, ho preferito prendere questa, al massimo gliene metto dentro 2, poi alla fine non è che risparmio così, però ho preso quelli. Poi ho trovato sempre in offerta a 4,90 euro le perle, ragazze ne ho rimasto metà contenitore, mi piacciono un botto, mi piacciono veramente tanto, lasciano un profumo gradevolissimo, non è smaghevole, e l'ho voluto riprendere visto che l'ho trovato in offerta. Altra busta. Allora, dentro troviamo, vado orando, dunque, sempre la confezione di riso basmati, sapete che è quello che mangiamo di più, che ci piace di più, e ne ho preso un'altra, anche se ne ho un'altra di scorta, questo 1,19 euro. Ho trovato queste in offerta, non me lo ricordo, non ho lo scontrino e mi attacco. Comunque erano in offerta, sono le barrette pacchettini doppi con yogurt, niente, con crema di yogurt. Una confezione da 12 di uova fresche, sempre allevate, galline allevate a terra. Una confezione a 89 centesimi di fiocchi di latte della linea Conad, solo il 3% di grassi. Adesso metto lì, poi metto tutto a posto per bene. Abbiamo trovato i cookie in offerta a 1,99 euro, appunto per ricordarci l'America. Le marmellate bio sono quelle che mangia mia figlia, ne abbiamo prese 2 confezioni. Ho preso, perché a me ne mangio sempre io, le nutelline. Io ho un periodo che la sera, quando vado a letto, ho bisogno di mangiare qualcosa di dolce e mi mangio queste. Sono da 80 grammi, mi sembra, no, 15 grammi, 15 grammi in una, è un cucchiaino e mi mangio quelle. Mi passerà anche queste, ne abbiamo prese 4. Allora, ho trovato a 59 centesimi la pasta integrale, ne ho preso una confezione fusilli e una i rigatoni, non c'erano le penne, erano finite e ho preso queste. Ho preso i datterini, questi qui gialli, sapete che mi piacciono tantissimo, l'ho scoperto dal canale di Giusy Beauty, a cui mando un bacio perché ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo magari, ci sentiamo. Ho preso un pacco, una confezione di funghi trifolati che ogni tanto mi piace metterle nel sugo di pomodoro. Uva la pizzutella, questa mi piace tanto,
mele golden, che sono quelle che preferisco di più rispetto alle Blitz, che rimangono un po' aspre, e anche rispetto alle altre che non mi piacciono tanto. Ho preso una confezione di mandorle sgusciate a 1,19 euro, mi sembra. Mio marito ha voluto prendere, ho uno scontrino, ma non credo sia questo, no? Le Pringle, queste qui lui va matto, ogni tanto il sabato e la domenica quando siamo a casa si fa un aperitivo. Poi ho preso le scatolette per il mio gatto, queste 69 centesimi, la linea Nature della Sheba. E due scatolette dell'Almo, lui va matto per pollo e zucca, visto che arriva Halloween, vi faccio festeggiare anche Halloween. Un'altra busta, dove abbiamo preso? Altri panini, cioè, mio marito, vabbè, li prende lui i panini. Un altro pacco di petto di pollo al forno, metto via. Adesso le appoggio qui e poi le vado in base alla scadenza. Fette biscottate integrali della Mulino Bianco in offerta a 1,79 euro. Ho voluto prendere queste per me, ogni tanto le prendo, la misura, le paste della misura, mi piacciono molto, queste qui integrali con il miele. Siccome adesso sto andando parecchio di fretta la mattina, voglio mangiare qualcosa di molto veloce, quindi uno di questi con un cappuccino e vado. Una confezione di grana padano già pronta, perché io appunto prendo la forma, il pezzo di forma, ma siccome stasera voglio fare le polpette a mia figlia, no, stasera, durante la settimana vorrò fare le polpette a mia figlia, gliele voglio fare io, almeno questo è già pronto e lo utilizzo appunto nel mezzo delle polpette. Ho delle polpette del macinato di pollo. Scusatemi, vado talmente di fretta che mi imbarbaglio. Eccolo qui. È questo lo scontrino. E abbia speso 105,60 euro. Infine ho preso la polpa Mutti a 1,99 euro. Ce ne sono all'interno due. Poi abbiamo preso due confezioni di acqua levissima a 25 centesimi l'uno, perché eravamo senza. Adesso vi voglio far vedere i detersivi che ho preso ieri alla saponeria. Penso che sia, che faccia parte sempre della catena di acqua e sapone, perché qui in Forlì non abbiamo acqua e sapone. E vi voglio far vedere cosa abbiamo acquistato ieri. Arrivo subito. Eccomi tornata, ragazze. Allora, non vi ho fatto vedere della spesa del Conad altre due cose. Non è che siano interessanti, ma così. Allora, ho preso lo Scottex, questi rotoloni maxi, a 1,62 euro, e il mio solito pacchettone di traverse per il mio cane, ce ne sono dentro 10, un 60x90 a 3,99 euro, mi sembra. Allora, ieri abbiamo preso appunto alla saponeria dei prodotti che erano in offerta. Allora, lo scontrino, mi auguro, scusate, che mio marito ve l'abbia messo da qualche parte. Non c'è. Sì, c'è. Ho detto, mi raccomando, non buttare gli scontrini. Allora, abbiamo preso. Dunque, io avevo visto la promozione su Instagram, mi sembra, che c'era il soft alla saponeria in offerta. Penso di non averlo mai provato, è un detersivo liquido per la lavatrice, però in giro qui su YouTube ho visto delle ottime recensioni e quindi, siccome era in offerta a 1,50 euro, sono andata lì e ne ho presi due. Allora, ne ho preso uno che è questo qui, all'argan, senso all'argan, yes. Ed è concentrato con enzimi attivi. Efficacia già a 40 gradi, non l'ho aperto perché sapete che io non apro i detersivi, non mi piace. Buono, lo proverò e come al solito vi faccio sapere. Ne ho preso uno così e ne ho preso uno a muschio, sempre efficace a 40 gradi e sempre a 1,50 euro. Buono, questo è ancora più buono. Allora, proseguendo, ho preso
un pacco da due della Lisoform che serve appunto per pulire i pavimenti. Io quello che mi piace di più è con il tappo verde perché il profumo rimane parecchio rispetto agli altri. Questo mi sembra di averlo pagato, sì, 2,90 euro. Ottimo prezzo. Abbiamo preso una confezione di carta igienica, ci sono dentro 12 rotoli. Queste avevano un prezzo buonissimo, venivano 2,90 euro. Ottimo il prezzo, veramente buono. No, scusate, 2,50 euro e 2,90 euro all'Isofor, ancora meglio. Ho preso se vedete la scorta di ammorbidenti che ho, vi mettete le mani nei capelli. Comunque, ho trovato questo, il Fabuloso, con oli essenziali. Questo qui l'ho trovato in offerta a 1,50 euro. Anche questo lo voglio provare e poi vi farò sapere. Queste che sono, le spugne con cui io lavo il bagno, mi piacciono tantissimo, io utilizzo sempre solo queste e queste qui vengono, oddio, Soft Spontex, 1 euro, ce ne sono all'interno due. Abbiamo preso a 75 centesimi due spazzolini, lo cambio io e mia figlia, mio marito l'aveva preso la settimana prima, sono medium e li proviamo anche questi qui, tanto sono sempre da provare. Un pacchettino di raccoglicacca per il mio cagnolino a 1,40 euro. L'ha voluto prendere mio marito, io solitamente vado dai cinesi e l'ha voluto prendere lui. Anche questa è andata e l'ultima cosa che ho trovato, che non è che possa interessare a tutti, è la lettiera in cristallo del mio gattone a 4,90 euro in offerta. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, se non c'è nient'altro in giro. No, vi ho fatto vedere tutto. Niente, adesso tocca mettere a posto la spesa. Che è una di quelle cose che non mi piace per niente. Benissimo, mi metto al lavoro. Allora, vi auguro una buona domenica. Vi ho voluto fare questo video subito appena fatto la spesa, perché se magari andate a fare la spesa al Conad e vedete qualche cosa che vi possa interessare che è in offerta, potete approfittarne. Io vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao!